Don Luigi Maria Epicoco prima ha parlato di due termini, o meglio due verbi, ascoltare e accorgersi. Cosa significa? Significa che tutti noi abbiamo delle domande, ma è impossibile avere delle domande se non ascoltiamo le risposte. E nella vita interiore noi troviamo le risposte alle nostre domande. E accorgersi significa renderci conto che nella vita a volte ci manca qualcosa, a volte ci manca l'essenziale, ma non abbiamo la capacità di accorgerci di quello che ci manca. Quindi ascoltare e accorgersi sono i due verbi della vita interiore. E ha parlato anche di silenzio, solitudine, fedeltà, termini che vanno un po' controcorrente rispetto alla società contemporanea. Perché? Perché il mondo contemporaneo ci chiede di vivere una vita esteriore, tutta gettata fuori di noi stessi. Invece il Vangelo ci aiuta a tornare dentro noi stessi, a tornare nella parte decisiva di noi stessi, che è nel nostro cuore. Ed è proprio lì, nel nostro cuore, che troviamo quello che stiamo cercando. E come possiamo oggi aiutare i giovani che sono davvero circondati da rumore, insomma smartphone, di tutto di più, a cercare questo silenzio? Cioè, che cosa possiamo fare noi genitori, noi adulti comunque? Certe cose non vanno spiegate, vanno mostrate. Cioè, la prima maniera di aiutare gli altri a vivere questo è viverlo noi in prima persona. Certe volte noi diciamo ai nostri ragazzi le cose giuste da fare, ma noi siamo i primi a non riuscire a farle. Quindi il più grande favore che noi possiamo fare a questi nostri ragazzi è noi adulti imparare quello che vorremmo raccontare. Un insegnamento che vuole lasciare ai ragazzi che stanno vivendo questa esperienza? E senza libertà non si può essere felici, e se non si è felici non si può essere nemmeno santi. Quindi liberi e quindi felici e quindi santi. Grazie.